ai pari dei cittadini italiani onesti, ne ho piene le scatole anch'io. Sono stanco di vedere chi è costretto a difendersi in casa propria dall'assalto di delinquenti senza scrupoli. Sono queste le parole del sindaco di Borgosesia Gianluca Buonanno, europarlamentare della Lega Nord, che sarebbe istituendo un fondo per incentivare l'acquisto da parte dei cittadini di una pistola, una sorta di bonus pistola per i suoi concittadini, ovvero 250 euro, pari circa al 30% del costo di un'arma da fuoco, per poter permettere a loro di acquistarla. Lei che cosa ne pensa? Va bene, sì. 250 euro per comprare un'arma? No, sarebbe un buono a fronte del costo poi dell'arma, sarebbe circa il 30% del costo di un'arma in questo caso, quindi per aiutare l'acquisto. Sì, va bene. Il sindaco allora sa già che costa all'incirca 800 euro. Questi sono i prezzi approssimativi, però comunque l'idea è quella di aiutare chi volesse eventualmente acquistarla a poterlo fare proprio grazie a questo bonus. Lei è d'accordo con questo? Va bene, però secondo me dovrebbero snellire le pratiche per il porto d'armi, che il sindaco ci dà il 30% per acquistare un'arma e poi non possiamo comprarla. Dovrebbero snellire il tutto per fare le pratiche per prendere il porto d'armi. Sì, comunque si riferisce alla faccenda del pensionato che ha ammazzato, va bene, sì. Lei non pensa eventualmente che l'aumento delle armi in circolazione possa portare eventualmente a un rischio per i cittadini in generale? Ma no, magari può fare paura ai malintenzionati e diminuiscono i reati in casa. Però come diventa più facile per alcuni cittadini difendersi, diventa anche più facile per chi vuole commettere dei crimini entrare in possesso di queste armi. Facciamo come il Far West, dai. Sì, va bene. Sì. Pensa che sia questo un modo per risolvere... Sì, io sono terrone napoletano. Va bene, no. Sì, io sono d'accordo su questa cosa qua, veramente. Ma... In merito, la cosa che mi colpisce di più è quello del bonus per l'arma da fuoco. Non ho mai stimato gli Stati Uniti per l'uso e la compravendita di armi libera come usa da loro. Non lo vedo applicabile nella nostra cultura europea, sono fortemente contrario, ecco. Non siamo nel Far West, capisco i problemi di illegalità non solo dovuti ad extracomunitari, perché non solo loro delinquono, però mi sembra decisamente eccessivo, cioè sono scioccato, ecco. Ma io in fase di armi non sono d'accordo. Bisognerebbe incentivare di più le forze dell'ordine a seguire di più, cercare di guardare meglio il coso. E poi quelli che si manda indietro bisogna tenerli fuori. Quella gente che non viene qui per lavorare bisogna rimandarli indietro. Io sono d'accordo a rimandarli indietro. Basta, solo quello. Però per armi no, non sono d'accordo. Se diventa a sparare la gente, potrebbe anche essere un padre di famiglia che ha bisogno che ha sbagliato, che per dare da mangiare ai suoi figli cerca di racimolare qualcosa. Ecco, solo quello. No, le armi niente, non sono d'accordo. Anche se Buonanno mi è simpatico. E perché lui fa delle cose per diciamo il suo comune, che per esempio aiuta i poveri, quelli che non hanno proprio del che mangiare, li aiuta, però per quanto riguarda le pistole no.